Sei pensosa? Non sai cosa facciamo da mangiare? Tu ce l'hai lì da mangiare, dai, mangia. Allora, per farmi perdonare per il piatto di ieri, che era un prodotto congelato, surgelato, oggi facciamo questo piatto fresco, quindi ho lasciato ancora la fava intatta, così non pensano male. Scaloni, abbiamo del prosciutto cotto, dei tortellini, perché gli amici del blog hanno scelto i tortellini, la zucchina, questi bei tortellini, pasta fresca da supermercato naturalmente. Poi metteremo sempre il nostro peperoncino, metteremo sempre il nostro curry, che a noi piace molto, in una forma di addensante che poi vedremo strada facendo. E niente, il solito olio faremo soffriggere e via dicendo. Ecco, tra poco iniziamo la preparazione. Allora, eccoci qua sul fuoco, facciamo il soffrittino come al solito. Abbiamo tagliata a dadini, un pochino di vino bianco, piatto molto veloce, vegetale con solo un pochino di prosciutto cotto, che non è niente di che, cuoce in pochissimo tempo. Nel frattempo queste piccole fave, questa primizia, le andiamo ad unire. Acini molto piccoli, per cui pure queste cuociono in pochissimo tempo. E l'acqua sta piano piano andando a bollore. Ho insaporito con del sale. Adesso sto preparando questo addensante vegetale con un pochino d'acqua fredda, della farina, una puntina, un mezzo cucchiaio da cucina di farina, e del curry, della curcuma, alla quale abbiamo parlato che fa molto bene. E io farò addensare adesso questo sughetto con questo preparato, invece di legarlo con la panna. Rimane molto più delicato e comunque sempre morbido e cremoso il piatto. Copriamo ancora. Andiamo ad aggiungere un po' del nostro addensante. Alla fase finale li facciamo andare a mantecare bene, vedete già è bello cremoso. L'odore è stupendo, anche il piatto credo che sarà molto buono. Il tortellino è croccante, mi sia passato il termine. Questo tipo di tortellino da tutti i giorni a me piace, diciamo, al dente, croccante piuttosto che sfatto. Magari quando avrò la dentiera dovrò mangiarlo sfatto. Fino ad allora lo preferisco così.
Ed ecco qua il piatto completato. Buon appetito a tutti.